Amore vuol dire proteggere i suoi sogni. Amore vuol dire coprirlo di attenzioni. Amore vuol dire niente sale aggiunto. Per questo ho scelto l'omogeneizzato di carne mio. Perché senza sale aggiunto impara le buone abitudini alimentari e cresce così, nel migliore dei modi. Mio, crescere con amore. Ecco il tacchino, una mia ricetta leggerissima, non ci ho messo niente. Ne manco il tacchino, zio. Ecco, il caffè io l'ho finito purtroppo. Meglio, quello l'abbiamo portato noi. Vedi zio, per fare il caffè buono ce l'ho. Il caffè buono? Ecco, appunto. Ah, e questo è buono. Buono, questo è lavazza qualità oro, praticamente è un nettare. Buono, questo sì che è caffè, ma me lo posso portare via? Perché? Lo voglio offrire al castello di Rottenburg, sai, per farmi bello. Io c'ho paura. Ah, coraggio, al tre, eh? Uno, due, tre. Ma che è? Che è? Buona Pasqua, buona Pasqua, auguri, auguri. No, me se ne va. Toyota presenta nuova Corolla ESP. Il diesel 1400 90 cavalli con cambio robotizzato. Il massimo del divertimento con i consumi più bassi della categoria. E tutta la sicurezza del controllo elettronico della stabilità per guidare come sui binari. Nuova Toyota Corolla ESP fino al 30 aprile con un finanziamento esclusivo. Life is now! Dai un 5 al tuo business. Con Vodafone 5, ogni chiamata ti costa solo 5 centesimi al minuto verso tutti. In qualsiasi momento, per sempre, qualunque sia la tua attività, basta avere la partita IVA. Life is now! Vodafone. Un neozelandese, due francesi, uno di Roma e un polacco. E chi hanno eletto sindaco? Me, sindaco. Sindaco? Sindaco di Starville. Di che? Mamma, è un gioco di ruolo online. Vivi in una città virtuale con gente di tutto il mondo collegate in rete. Mamma, ci sei? Stiamo parlando di internet. E sai chi è il primo cittadino? No. Io, mamma. Magari fossi il primo anche a scuola. Dai. Nuovo Prealpi. Il gusto di vivere meglio. Eccola, è Rio Diesel. Oggi tua all'incredibile prezzo del benzina. Kia ha tagliato il prezzo del diesel. Corri dai concessionari Kia e scopri tutte le irresistibili promozioni finanziarie. Va ora in onda il film La Passione di Cristo, che sarà preceduto da una breve presentazione di Vittorio Messori, editorialista del Corriere della Sera. Informiamo i telespettatori che per il forte impatto emotivo di alcune scene, la visione del film è consigliata ad un pubblico adulto. La passione e la morte di Gesù sono le due prime tappe di quello che la Chiesa chiama il mistero pasquale, che si conclude con la gioia della resurrezione. Molti maestri del cinema si sono confrontati con questo mistero, ma il progetto di Mel Gibson è certamente il più radicale. La sua intenzione, infatti, è quella di mostrare sino in fondo, senza nulla nascondere, che cosa sia stato il Calvario di Gesù. Il risultato è stato tale da emozionare il mondo. Ci sono state però anche voci di dissenso. Tra queste, quelle di alcuni ambienti ebraici, soprattutto americani. Talvolta, prima ancora di vedere il film, qualcuno ha esternato il timore che potesse rinfocolare vecchie ed odiose ostilità. Ora, è indubbio che la storia del cristianesimo è stata segnata non dall'antisemitismo razziale, che è il frutto velenoso della modernità post-cristiana, ma dall'antigiudaismo, cioè dalla versione religiosa, teologica, verso il popolo di Israele. Riproporre la passione in tutta la sua brutalità non rischiava forse di alimentare quella versione? In realtà, nel film è chiarissimo che ciò che grava sul Cristo e lo riduce in quello stato non è la colpa di questo o di quello, bensì il peccato di tutti gli uomini, nessuno escluso.
All'ostinazione del sommo sacerdote nel chiedere la condanna fa da contrappeso il sadismo inaudito dei carnefici romani. Alla viltà di Pilato si oppone il coraggio del membro del Sinedrio che grida che quel processo è illegale. Se ebrei sono i membri del gruppo di potere che chiede la condanna, sono ebrei Gesù stesso, la madre, gli apostoli, le pie donne, i protagonisti di tanti episodi di pietà tenera e solidale. Per una singolare coincidenza, quest'anno la Pasqua giudaica coincide con quella cristiana. Ma allora, per dirla con Mel Gibson stesso, ho voluto solo riproporre il messaggio di un Dio che amore, e che amore sarebbe se escludesse qualcuno. Dai un 5 al tuo business con Vodafone 5. Sorpresa! Buona Pasqua da Alessandro Del Piero e Cristina Chiabotto, Miss Italia. E da Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute. E buona Pasqua anche da me. Basta col cielo coperto, pianta tutto e vieni in Peugeot. Trovi 206 coupé cabriolet per goderti l'aria della primavera. O 307 coupé cabriolet con 4 posti veri. E sulle coupé cabriolet hai fino a 2.500 euro di vantaggi. A scelta tra sconti, equipaggiamenti o supervalutazione. Più finanziamento zero anticipo e prima rata a ottobre. Pianta tutto e cerca le auto con questo simbolo fino al 31 maggio. È un'offerta dei concessionari Peugeot. Affittasi una stanza nuova dove trovare le nostre situazioni. Le lenti a contatto Focus Daily fanno sorridere i tuoi occhi. Libertà dagli occhiali già dalla prima volta che le provi. Le lenti giornaliere Focus Daily contengono Aqua Comfort, un agente umettante che aiuta a mantenere l'idratazione e il comfort a lungo. Chiedi un campione al tuo ottico. Un po' sì, è come se ti avessi tradita. Mi dispiace, sai, averti venduta. Ci stavo così bene qui. Sei il profumo dei miei ricordi. Di quando Marco ha aperto quella porta. Tu hai visto nascere la nostra storia. Era il nostro nido. Ma ora sei troppo piccola per quando saremmo in tre. Professione casa. Appassionati come te. Pares. Un, dos y tres. Sí, sí. Kaká. Zidane. Beckham. Defoe. Viera. Nesta. Riquelme. Platini. Capitán. Soy el capitán. ¿Listos? Braille, carattere d'acciaio. Con finanziamento tasso zero fino a 36 mesi su tutta la gamma Renault. Ragazze, dove c'è acqua c'è calcare. E dove c'è calcare? C'è Viacal. Certo, Viacal Spray lo rimuove perfettamente. Guardate, niente fa brillare le superfici più a lungo. Caro, posso usare il bagno ora? Viacal Spray, numero uno contro il calcare. È l'ultima appassionante sfida dei raccomandati. Lunedì di Piasquetta vi aspetto tutti, sintonizzati su Rai 1 per una grandissima finale. Talento, impegno e soprattutto grande divertimento. Balla di bene, vista 5. Per decidere chi tra i finalisti sarà il vincitore di quest'anno. Tu vai al supermercato così? Sì, vado. Non ti hanno mai scambiato per il carrello? È una grande verità. I raccomandati, la finale, lunedì alle 21 su Rai 1. La sfida continua. Don Pietro, Soggino, apri la porta! Un rifugio sicuro per i perseguitati. Questi come escono li arrestano.
L'hai fatto spaventare. Una solidarietà senza distinzioni. I tedeschi sono entrati al ghetto come diavolo. Non siamo tutti nazisti. La vita di mio padre è nelle mie mani. Dobbiamo restare qua, tutti insieme, uniti. È la casa di Don Pietro. Credi davvero che gente come noi possa avere un futuro? La buona battaglia. Don Pietro Pappagallo. 23 e 24 aprile su Rai 1. Anni, una di noi. Lasciato la chiesa al suo grande amico, aveva sempre grande stima per sua personalità. L'ultimo imperatore del Novecento e un successore chiamato a proseguirne l'opera. L'eccezionale testimonianza del neo cardinale Monsignor Stanislao Giwisz, per 39 anni segretario di Papa Wojtyła, che racconta due pontificati, quello di Giovanni Paolo II e quello di Benedetto XVI. Un ritratto straordinario di due grandi uomini che hanno segnato e segneranno la storia della Chiesa. Lui lo ha, diciamo, dal cielo scelto. I miei due papi, a speciale TG1, tra poco. Dopo il telegiornale. Carissimo Montalbano, felicitazioni, ha messo a segno un bel colpo, sa? Ma lo so. Ancora? Un'altra? Sì. Come te la caverai stavolta? Lei è molto intelligente, commissario. Commissario? Ma chi? È la tua morte. Mi dispiace. Quel cane di terracotta mi diceva che dovevo andare avanti. Indaga, Montalbano, indaga. Il commissario Montalbano. Il cane di terracotta. Martedì alle 21, Rai 1. Buonasera dal TG1. Benedetto XVI ha celebrato in Piazza San Pietro la sua prima Pasqua da Papa. Nel messaggio Urbi et Orbi, cioè alla città e al mondo, il Papa ha affrontato i grandi temi internazionali, dalla situazione in Medio Oriente alla violenza in Iraq, alla crisi sul nucleare iraniano e al difficile dialogo tra Israele e palestinesi che devono essere aiutati a costruire un vero e proprio Stato. Benedetto XVI ha fatto gli auguri in 62 lingue. Tutto questo nel giorno del suo 79esimo compleanno. Compie 79 anni, Papa, auguri dalla folla che in piazza lo accoglie con canti e striscioni. Messa del giorno di Pasqua, la prima volta da Papa. In quest'epoca, segnata da inquietudine e incertezza, riviviamo l'evento della risurrezione che ha cambiato la storia dell'umanità. Ha ridato speranza, dice il Papa, a quanti sono oppressi da vincoli di sofferenza e di morte. Celebrazione solenne, suggestiva, dalla loggia centrale della Basilica Vaticana pronuncia il messaggio Urbi et Orbi, cioè alla città e al mondo. Messaggio nel quale ricorda le ferite di un mondo diviso. Parla di Medio Oriente, il Papa, la comunità internazionale riaffermi il giusto diritto di Israele di esistere in pace. Ritorni il dialogo tra Gerusalemme e palestinesi, parla della drammatica situazione umanitaria del Darfur, non più sostenibile, dice. Parla di piaghe non ancora immaginate, di popoli che aspirano alla riconciliazione, alla giustizia, allo sviluppo. Parla di Iraq, sulla tragica violenza prevalga finalmente la pace, e di Iran, negoziati seri e leali. E poi auguri in 62 lingue in italiano, dopo gli inni, dice serenità alla comunità nazionale in questo particolare momento. Il Signore rafforzi il desiderio di perseguire obiettivi di concordia e di autentico sviluppo per il bene di tutti.
L'Iran avrebbe ampliato i propri impianti utilizzati per l'arricchimento dell'uranio, è quanto risulta dall'analisi delle foto satellitari dei siti nucleari iraniani. Le immagini mostrano anche il progredire dei lavori nella centrale di Natanz, che si troverebbe ad almeno 8 metri di profondità. Sale l'allerta alla Casa Bianca, mentre l'ex presidente iraniano Rafsanjani ha detto di non escludere la possibilità di un attacco militare americano contro il suo paese. Intanto l'Iran ha annunciato di aver donato 50 milioni di dollari al governo palestinese per far fronte alla grave crisi finanziaria dopo la sospensione degli aiuti da parte di Unione Europea e Stati Uniti. Attentato in Turchia, una forte esplosione vicino a un caffè della periferia di Istanbul ha provocato almeno 30 feriti. La polizia ha confermato che lo scoppio è stato causato da una granata a percussione. L'esplosivo sarebbe stato fatto detonare in un bidone della spazzatura. Finora non c'è stata alcuna rivendicazione, ma nelle ultime settimane i gruppi indipendentisti curdi hanno portato a termine numerosi attentati. E ora la politica, ancora polemiche sul conteggio dei voti. Prodi definisce un'invenzione la denuncia del leghista Calderoli, che ha parlato di 45.000 voti della lista Alleanza Lombarda attribuiti per errore al centro-sinistra. È una tesi che ha trovato spazio solo in un'incredibile organizzazione dei TG che le hanno dato peso, sostiene Prodi, che assicura lavoro per il governo futuro. Io non invento nulla, replica Calderoli, che aggiunge: Prodi parla da grande intenditore, visto che a scrutinio aperto si è inventato la vittoria della sinistra. Una sinistra, aggiunge Calderoli, che ha tanto blaterato contro il regime che ora il regime vuole applicarlo dettando la linea ai TG. A pochi metri dalla masseria in cui è stato arrestato Bernardo Provenzano, gli investigatori hanno trovato anche delle armi. Si tratta di due pistole e una scorta di munizioni nascosti sotto alcuni alberi. Intanto nel carcere di Terni, per il capo dei capi di Cosa Nostra, quello di oggi è stato il quinto giorno in cella di isolamento, video sorvegliato. A Provenzano è stato negato il colloquio che aveva richiesto con il cappellano del carcere e si continua a lavorare per decifrare il codice del boss, numeri al posto di nomi, nei 195 pizzini trovati nel luogo dell'arresto. E torniamo alla giornata di Pasqua. Il tempo secondo le previsioni è migliorato dal pomeriggio dopo le piogge della mattinata al nord e al centro. Oggi la festa è trascorsa tranquilla con gli italiani che si sono goduti pranzi in famiglia, un po' di sole sulle spiagge dalla Liguria alla Sicilia e molti hanno affollato i musei e anche oggi si è registrato un grande afflusso di turisti nelle città d'arte. A Firenze in Piazza Duomo migliaia hanno seguito il volo della Colombina che incendia il carro, una tradizione che si ripete dal 1478. Prima di salutarci diamo insieme uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Al nord molto nuvoloso con possibilità di piogge ovunque, al centro e sulla Sardegna molto nuvoloso con locali piogge al mattino sul Lazio in estensione dal pomeriggio alle altre regioni. Nuvole e pioggia anche al sud sulle regioni peninsulari, variabile sulla Sicilia. È tutto, vi lascio a speciale TG1 dal titolo I miei due papi. In una eccezionale testimonianza del neocardinale Monsignor Stanislao Givic, per 39 anni segretario di Papa Wojtyła, il ritratto di Giovanni Paolo II e del suo successore Benedetto XVI. Vi ricordo poi più tardi il TG1 della notte. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Life is now. Dai un 5 al tuo business. Con Vodafone 5 ogni chiamata ti costa solo 5 centesimi al minuto verso tutti, in qualsiasi momento, per sempre, qualunque sia la tua attività. Basta avere la partita IVA. Life is now. Vodafone. Lazy, lazy, lazy afternoon. Taking time to be alone with you. Fin da piccolo, i prodotti di marca ti accompagnano in ogni cosa che fai. Sono cresciuti con te e sono cambiati per te. Just take it easy. What do you wanna do? Just take it easy. Perché solo i prodotti di marca ti danno l'innovazione e la qualità che ti migliorano la vita. Amor.
Amore mio, vedi quel cubo bianco là in fondo? È una lavatrice. Ora non devi più separare. Metti solo un foglio della chiappa colore grey nel cestello e i capi bianchi e colorati tutti insieme. La chiappa colore catturerà i colori prima che si depositino sui tuoi abiti bianchi. Ah, sì? E niente più slip rosa. La chiappa colore. Basta con i bucati separati. Grey. Ottimo, direi. Wind ricarica premio. Puoi vincere subito 3 euro di ricarica. Vinto! 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 Ho fatto sopraffino. Cervello da canarino. Da Wind. Allora, è pronto? Io c'ho fame. Giovanni! Rimarchiamo acqua! Dile al timone! C'è un buco, una falla, non so! Passami qualcosa! Vediamo qualcosa! Tieni! È difficile dare aiuto se non sai che aiuto dare. Fratelli dell'Uomo conosce i bisogni dei paesi più poveri perché opera con le organizzazioni locali da anni. Sostiene le idee e i progetti di Fratelli dell'Uomo.